La normalità del bene si potrebbe definirla così la storia di Geza Kertész, allenatore di calcio ungherese di club come Catania, Atalanta, Lazio e Roma, che pagò con la vita l'opposizione al nazismo e l'impegno per salvare gli ebrei dall'olocausto. Una storia poco conosciuta che il giornalista Claudio Colombo ha raccontato nel libro Niente è stato vano, edito da Meravigli. Questa è la storia di un allenatore di calcio ungherese che negli anni 20, anzi a metà degli anni 20 arriva in Italia come esperienza nuova e ci resta 20 anni e allena in tante società di Serie C, all'epoca non si chiama Serie C ma comunque allena in quella categoria lì e 5 di queste le porta alla promozione. Diventa un piccolo fenomeno locale e, fino a quando questo personaggio, scoppiata la guerra eccetera, torna in Ungheria e avrà una svolta nella vita, continua a fare l'allenatore, nel frattempo l'Ungheria viene invasa dai nazisti e proprio nel 1944 lui avrà una, che non si è mai occupato di politica, avrà un cambio di vita e diventa un resistente al nazismo fondando una cellula che salva molti ebrei e pagando questa sua scelta con la vita, perché poi finirà fucilato. Kertész era un uomo come tanti, che ad un certo punto decide di non voltare la testa dall'altra parte. Assolutamente sì, e infatti credo nel libro di aver proprio raccontato questa metamorfosi, questa trasformazione. Geza Kertész è un allenatore importante, anche se non ha mai raggiunto livelli eccelsi, ma comunque è un allenatore che ha lasciato il segno dove è stato. Ha inventato tante cose, tipo per esempio il ritiro prepartita, l'ha inventato lui. Ripeto, ha lasciato il segno tattico, ma non si è mai occupato, della vita che lo circondava. Un po' per indole, un po' perché era straniero in terra italiana, quindi non si è mai occupato delle questioni politiche. Quando invece torna in Ungheria, pensando tra l'altro di trovare un ambiente diverso da quello italiano che potete immaginare era in quel momento disastroso, quando invece torna in Ungheria e vede che il clima è lo stesso se non peggio, cambia il suo modo di pensare e fa questa scelta definitiva. In qualcuno c'è ancora oggi la convinzione assolutamente sbagliata che i fascisti non ebbero un grande peso nella Shoah, insomma italiani brava gente. C'è un pezzo di romanzo in cui esce fuori questa cosa, quando la moglie di questo allenatore, che forse ha uno sguardo più aperto sulla società che la circonda, si rende conto che insomma, qualcosa sta cambiando in Italia e l'aria sta facendosi veramente brutta, e lo dice al suo marito, che però continua a vivere la sua vita di allenatore, di uomo di sport eccetera, senza prenderne vera coscienza. Sì, è vero, noi abbiamo l'impressione che in Italia fosse tutto a posto, tutto tranquillo eccetera, quando invece forse proprio perché molti italiani voltavano la testa da un'altra parte, sono venute fuori tutte quelle problematiche poi che sono esplose, parlo di naturalmente di antisemitismo, anche nel nostro paese, in maniera evidente. Geza Kertész fu arrestato nel dicembre 1944, grazie ad una spia che rivelò alla Gestapo che nascondeva un ebreo in casa. Venne fucilato il 6 febbraio 1945. Oggi riposa nel cimitero degli eroi di Budapest.